Un giorno, sul far dell'autunno, un bambino di nome Tonino andò a scuola senza aver studiato la lezione ed era molto preoccupato al pensiero che la maestra lo interrogasse. Ah, diceva tra sé, se potessi diventare invisibile. Nel frattempo, la lezione stava quasi per cominciare. La maestra fece l'appello partendo in ordine alfabetico. Allegria, presente. Begliocchi, presente. Carminati, presente. D'Agostino, presente. Arrivò quindi a scorrere gran parte dei nomi in elenco. Poi chiamò Persichetti, Tonino. Il bambino rispose, presente, ma nessuno lo sentì. E la maestra disse, peccato che non sia venuto, avevo giusto pensato di interrogarlo. Così Tonino comprese di essere diventato invisibile. Fatto sta che per la gioia scattaiolò via dalla classe, percorse il lungo corridoio col passo svelto e senza perdere altro tempo uscì dalla scuola. Finalmente era libero di poter fare ciò che gli veniva in mente. Grazie a quell'invisibilità poteva farla franca. Così se ne andò a dritta e a manca per le vie della città, trovando il tempo per combinare qualche marachella. Tanto nessuno l'avrebbe visto e potuto rimproverare. Ben presto fu stanco di gironzolare senza meta, cosicché tornò a scuola per assistere all'uscita dei suoi compagni. Difatti li vide giocare e divertirsi insieme nel giardino della scuola, ma essi non lo videro per niente. Tonino si affannava invano a rincorrere questo o quello, a chiamare per nome tutti gli amici di merenda, a offrire un lecca-lecca al suo amico Paoletto, ma nessuno gli dava retta. I loro sguardi lo trapassavano come se fosse stato di vetro. Del resto è difficile vedere il bambino invisibile. Passa, va e uno nemmeno se ne accorge. Stanco e un po' scoraggiato, Tonino fece strada per tornare a casa. In effetti, l'ora si era già fatta tarda e la madre, molto preoccupata, lo aspettava affacciata a balcone scrutando la strada. «Sono qui! Mamma!» gridò Tonino, ma essa non lo vide e non lo udì. «Ma sono qui! Sono qui!» E così Tonino, più solo e triste che mai, si sedette vicino al pozzo dell'androne di casa e scoppiò in un pianto sconsolato. Ma a che servono le lacrime se nessuno può vederle? Non voglio più essere invisibile, si lamentava Tonino col cuore in pezzi. Voglio che mia madre mi veda, che la maestra mi interroghi. Voglio giocare con i miei amici. È brutto essere invisibili, è brutto star soli. Poco dopo, una vecchietta di rimpettaia, seduta a prendere il sole su una panchina, disse: Perché piangi? Ma lei mi vede? Domandò Tonino pieno d'ansia. Ti vedo sì, ti vedo tutti i giorni andare e tornare da scuola. Ma io non l'ho mai vista. Lo so, di me non si accorge nessuno. Una vecchietta pensionata, tutta sola, perché mai i ragazzi dovrebbero guardarla? Io per voi sono proprio invisibile. Tonino, gridò in quel momento la mamma dal balcone. Mamma, mi vedi? Sali veloce, che la pasta si fredda! Vengo subito, gridò Tonino pieno di gioia. Adesso potevano vederlo nuovamente tutti. E fu così che Tonino salutò la vecchietta, salì di corsa le scale di casa e riabbracciò calorosamente la sua mamma.